Vi preghiamo di accettare Gianni Morandi in Andavo a 100 all'ora. L'eresia per molti autori e per molti cantanti è stata una specie di santuario della musica, dove si andava a chiedere una grazia, ci si aspettava un miracolo. Ha creato una maniera, ha creato un nuovo modo di esprimersi nella musica, una musica giovane, una musica moderna per l'epoca. E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. In quegli anni sono state create le canzoni che ancora adesso vanno in giro. Era come la mia casa, perché io poi avevo comprato casa lì vicino proprio per essere sempre all'RCA. RCA per me vuol dire 40 anni di gioia e di grandi soddisfazioni. Per me ha rappresentato una grande famiglia, una famiglia di quelle molto unite, affettuose. Ci tuffiamo con la testa all'ingiù. Splash. Per me la RCA è stato un po' il sogno americano. Era un posto magico, la RCA. 4 marzo 1943. Dirige Ruggero Cini, canta Lucio Dalla. Un'etichetta che ha fatto sognare, ballare, cantare milioni di italiani. E la fine del 51, quando da una costola della casa madre americana nasce la RCA italiana. A guidarlo è un giovane ex segretario di Pio XI, Ennio Melis. Un uomo destinato a cambiare il destino della musica italiana. Messi da parte i successi d'oltreoceano, Melis produce e lancia decine di talenti nostrani, a cominciare da Nilla Pezzi, da un giovanissimo Domenico Modugno. E negli anni 60, intanto, la RCA crea una vera e propria città della musica e gli avveniristici studi di registrazione sulla via Tiburtina fanno da trampolino all'epoca d'oro dei 45 giri. Gianni Morandi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Lucio Dalla, poi Patti Pravo, i rocker, sono tutti clamorosi successi e tutti targati RCA. Dietro di loro il prezioso lavoro di due grandi maestri, Ennio Morricone e Luis Bacalov, e il fiuto di uno straordinario produttore musicale, Lilli Greco. Sarà lui, a cavallo degli anni 70, a lanciare cantautori come Antonello Venditti e Francesco De Gregori. I protagonisti dell'ultima stagione di successi prima della crisi irreversibile della discografia italiana e della fine della gloriosa RCA Italia. I've got you under my skin. Il Vaticano l'aveva mandato per chiudere, per controllare e per chiudere. Invece questa cosa lo stimolò talmente tanto, gli piacque, che tornò dicendo peccato, proviamo, e la salvò. Pensiamo solo a noi perché niente cambierà anche dopo di noi. Riuscì a convincere gli americani e il presidente italiano di fare un rifinanziamento e far ripartire la società con alcune sostituzioni indovinate, in particolare quella del direttore artistico che fu per un certo periodo Enzo Micocci e quello del direttore generale che veniva dall'Olivetti e che si chiamava Giuseppe Ornato, una persona che amministrativamente ha raddrizzato una situazione che sembrava compromessa. Mi mise a licenziare la gente, proprio. E non mi ricordo che ne ho licenziato 124 o 128 persone, non lo ricordo.
prese tutta gente molto preparata musicalmente, come Ettore Zeppigno, che veniva dal jazz, o Riccardo Michelini e Lilli Greco, che venivano invece dalla musica classica. Melis era questa specie strana di uomo colto, intellettuale, manager, spregiudicato, generoso, artista lui stesso. Ennio era una persona che dialogava con gli artisti, che li spronava, che li a certe volte li obbligava a prendere altre direzioni. Io, nonostante gli ordini degli americani che non volevano che facessi produzione italiana, cominciai a fare prendere gli artisti italiani. Furono quattro le prime assunzioni, erano Fidenco, Vianello, Fontana e Meggia. Quattro moschettieri li chiamavo io, i primi che prendevo. Una volta fatto il contratto con la RCA c'era il problema di fare il primo disco, ma con quale canzone? Io avevo anche scritto insieme al mio fido paroliere Carlo Rossi una canzone che si intitolava Il capello. Non è un capello ma un crine di cavallo uscito dal palto. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amore. Mi ricordo incontrai la prima volta Fidenco, che con la chitarra mi fece sentire la prima volta Legata a un granello di sabbia. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non. Gianni Meccia era un vero e proprio cantautore, cioè era un artista che componeva la musica, ma componeva anche i testi. Tratta il mio cuore così come fosse un barattolo, lo fa girare qua e là senza nessuna pietà. Forse fu molto elaborata il suono del barattolo, perché ci fu un grande lavorio, perché io speravo che venisse in una maniera normale, invece io dovetti sbatterlo io per terra a poco, fu un grande successo. Questo successo portò poi a questo fenomeno del disco dell'estate, che è un fenomeno, diciamo, tipico della discografia italiana. Mi hanno definito il Remida dell'estate, perché io facevo sempre il disco per la stagione estiva. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Sarà per... Noi abbiamo chiamato Morricone e Bagalov, gente di conservatorio, gente di musica classica, a fare gli arrangiamenti delle canzonette. Si crearono due squadre, diciamo, una condotta da Luis Bagalov e l'altra da Ennio Morricone, che avevano sotto di loro gli artisti ai quali facevano i relativi arrangiamenti. Quando appunto si crearono queste due squadre, io chiesi all'RCA di essere assegnato alla squadra di Morricone. Bronzatissima. Andai di corsa da Morricone a fargli sentire questo inizio di canzone, e lui immediatamente ci aggiunse bronzatissima. Ci sono stati degli arrangiamenti che sono andati meglio con il pubblico. Il mondo per Jimmy Fontana, tutti gli arrangiamenti che ho fatto per Morandi, per Vianello, Guarda come dondolo, Abbronzatissima, Che cosa c'è di Paoli, anche il cielo in una stanza di Paoli. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi infiniti. Soprattutto ebbe successo un disco di canzoni napoletane per Miranda Martino, che doveva essere una serie di 12 pezzi, ne facemmo un'altra serie. Veramente quelli furono degli arrangiamenti veramente di avanguardia, e furono anche molto criticati dagli ortodossi napoletani.
perché c'erano delle idee che non erano state mai messe prima sul mercato. L'episodio con Morricone è per me un arrangiamento fantastico che lui ha fatto sul mio pezzo, che era Quando finisce un amore. Ha scomposto queste due note in su tre ottave, no? Quindi prendeva ton, ten, ton. Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Arrivò questo pianista, lesse la partitura e, maestro, devo fare solo quello? Ma come lo devo fare? Con un dito, con il pedale, questa cosa? Sì, solo questo. Ho chiamato lei perché è molto difficile. Sono quattro note, ma sono molto difficili. Nemmeno se cambiassi faccia, nemmeno se cambiassi nome, nemmeno se cambiassi aria, nemmeno se cambiassi vita, nemmeno se cambiassi il mondo. Abbiamo 16 anni, studiamo Cicerone, giochiamo un po' a pallone, balliamo un po' di twist. All'RCA arrivavano in quel periodo, nel periodo dei primi anni 60, molti provini da ogni parte d'Italia, perché c'era questo risveglio, questo grande interesse per una maniera nuova di fare la musica leggera. Scoprimmo ogni giorno delle canzoni che andavano benissimo per i giovani. E quindi l'RCA, praticamente la casa discografica che ha più aperto la musica giovane ai giovani d'Italia. Che FIFA? Non lo so, non lo so. Ma c'è un FIFA di coraggio. Lo vorrei, ma c'è un FIFA. Il giovedì alla RCA italiana cercavano nuovi talenti facendo dei provini. E quindi io arrivai quel giovedì pomeriggio, era la prima volta che prendevo il treno, tra l'altro, e mi disse: ah, ragazzi, tu che fai? Ma dico, vorrei cantare. Che canti? E questo era un grandissimo pianista, si chiama Lilli Greco. Quando arrivò questo Morandi al bar dell'RCA, entrò un tipo, era come se si aprisse una scena, entrasse il personaggio di successo. E allora mi trovò abbastanza così simpatico, non bravissimo come cantante, ma così simpatico, e mi fecero provare questa canzone. Giunga 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 la 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 la. Andava a cento all'ora per trovare la bimba mia. Andava a cento all'ora per cantare la serenata. Blem 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 blem. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua. Ma si brucia il motore nel bel mezzo della via. Siccome mi ero inventato in quel periodo ad Ariccia, dove abitavo, il famoso Festival di Ariccia, però si chiamava Festa degli Sconosciuti, al primo colpo, il 2 settembre 1962, una ragazzina vestita molto dimessamente, aveva i calzettini, non sembrava neanche una cantante, vinse alla grande. Il mondo della musica leggera è lieto di partecipare alla nascita di Rita Pavone. Arrivò così Morandi, arrivai io appunto in aprile del 62 e un paio di mesi dopo Rita Pavone. Twist, twist, se tu stavi con me, twist, twist, avresti ballato anche tu, avresti ballato anche tu. E poi arrivò un periodo di Morandi, che succede a tutti i ragazzini che crescono, delle cotte. Tolsi ogni ritegno, ogni pudore e scrissi in ginocchio da te. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita.
Ricordo che l'RCA, che era sul raccordo anulare, che ancora non esisteva il raccordo anulare, c'era solo una corsia e stava sulla Tiburtina, c'era questo stabilimento nuovissimo. Mi ricordo che entrai in questi cancelli, in questi uffici, in questi studi, e in quegli anni, nel giro di 3 o 4 mesi, conobbi le persone più importanti che poi mi avrebbero accompagnato per tutta la mia vita. Lilli Greco portò Patti Pravo in studio e a sorpresa gli dette questo. Ne facevo una difesa della donna, non l'avessi mai fatto. E lei disse: questa canzone non la canterò mai. Tra le 10 bambole che non ti piacciono più, oh no, oh no. Venivo dal jazz. Come molti altri dirigenti e impiegati, c'era questa preparazione, questo gusto musicale che avevamo tutti e che forse ha contribuito al successo di parecchi dischi. Mario Cantini, che si occupava delle edizioni e tra l'altro partecipò anche alla realizzazione del primo disco, perché aggiustò la canzone Andavo a 100 all'ora, aggiustò, mise le armonie. L'RCA diventò una casa discografica di punta dell'Italia, anzi direi l'unica veramente che vendeva i dischi, e quindi per parecchi anni, fu all'avanguardia. Perché c'era il momento dell'esplosione del boom economico, ma anche del boom dei 45 giri, quindi si vendevano veramente centinaia di migliaia di copie, milioni di copie addirittura. Tutto quello che toccavano diventava oro. In pochissimi anni diventò l'azienda leader numero uno in Italia. E lui, il discografico numero uno in Italia, nel nostro paese. Questo era il complesso degli edifici in cui ci troviamo. Noi siamo in questo punto qua, negli studi. Qua c'era la palazzina degli uffici, io avevo l'ufficio dietro, qua, nel posto più tranquillo. Qui invece, ecco, storicamente è la zona delle presse. Qui c'era il compound dove si facevano le miscele della vinilite, eccetera. Ricordo questi studi straordinari, lo studio A dell'RCA, da dove venivano i più grandi artisti del mondo. Ricordo che venne Frank Sinatra a girare degli spot per la Perugina. I've got you under my skin. I've got you. Scese dalla macchina, entrò nello studio e si mise davanti al microfono e disse: sono pronto. Cantò subito il primo pezzo e loro si fermarono. Dice: perché vi fermate? No, dice, se vuoi risentire, se le cose. No, andiamo avanti. Attaccò il secondo pezzo e fece di fila tutti gli 11 pezzi che seguivano. Dopodiché gli chiesero: allora, maestro, vuole? Dice: no, va bene così. Risalì in macchina e se ne andò. Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna. E qui c'era per esempio un campo di calcio. Dopo mangiato andavano lì e giocavano Lucio Dalla, Morandi era un affezionato di questo posto. Era un centro, diciamo, anche artistico ma anche sociale, con grandissima serietà, a volte molto più lì che nel fare i dischi, con più partecipazione emotiva si organizzavano dei campionati dove c'era gente che viveva proprio per quello, parlo emotivamente. E c'era una cosa bellissima, il bar dell'RCA. Noi artisti ci vedevamo, ci incontravamo, c'era una comunicazione fra di noi, ci scambiavamo delle idee, ci scontravamo forse qualche volta, ma era
bellissima questa comunità artistica. Infatti, se non c'avevi niente da fare, andavi lì e sicuramente qualcosa nasceva, una collaborazione, un'idea. Quindi era molto importante e su questo l'RC è stata brava, perché proprio sosteneva questa possibilità di incontrarci. C'erano due camerieri che quando sentivano un provino, quando sentivano un disco, facevano subito: questo è un successo, questo... Per me era fondamentale, era importante il loro parere. Non era tecnico, ma era un parere popolare. Si poteva incontrare, insomma, Pasolini che parlava con Morricone, tutti i nostri grandi cantanti. E poi capitava Rubinstein, appunto, capitava la cantantina di periferia. Tant'è vero che un giorno successe questa cosa, che Arthur Rubinstein si portava un ovo alla Coq e ci inzuppava dentro un biscottino. Si metteva quindi nel bar, tranquillo, fra gli altri, seduto su un divano con davanti al tavolino, e prendeva questo. Questa ragazza, che era una ragazza di borgata, dice: ah, il nonnetto, bravo, che si mangia l'ovetto. Rubinstein, quella faccia che c'aveva, l'ha guardata così, poi uno che era lì l'ha presa per la spalla e dice: guarda, lascia fare. Sai, mi sono vestito così perché mi sento più a mio agio, mi sento più io. Poi volevo cantare una canzone particolare, un po' fuori dal mio repertorio, non una di quelle che mi richiedono sempre, sai. Questa me la sono richiesta da solo. Si chiama C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. La censura partiva dalla radio. E se una canzone non passava in radio, non poteva neanche andare poi in televisione. La radio negli anni 60 addirittura bocciò delle canzoni dei Beatles che secondo loro erano stonati, erano abbastanza retrogradi. Dirigente Migliacci, senta, le do un consiglio: tolga Vietnam, tolga gli Stati Uniti d'America, perché non possiamo intrometterci nei fatti politici di un paese così importante e amico come gli Stati Uniti d'America. Cantava viva la libertà. A Morandi gli dico: guarda, stai a sentire, siccome tagliano la trasmissione, se noi facciamo questo, questa è la minaccia, allora facciamo una cosa. Tu fai, quando arriva Mandetto, va nel ta-ta-ta e spara i ta-ta-ta, così capisce la gente che c'è una censura. Mi guarda tra le quinte Morandi e canta: Mandetto va nel Vietnam e spara il Vietcong. Fu un successo, apri di cielo con gli articoli. Ricordo adesso, per semplificare, due questioni più importanti. Una fu Bella senza anima, perché la parola adesso spogliati non passava. E la seconda fu l'anniversario di Modugno, perché parlava di due amanti. Chiederà di più, glielo concederai. Si era stabilito un accordo che se una canzone passava una volta in televisione, una volta, per ragioni artistiche, doveva passare poi anche in radio. Andai da un grosso funzionario televisivo, questo signore capì che la canzone era importante e mi disse: beh, qui c'è una regione artistica, quindi, diciamo, strezzandomi l'occhio, si può passare la canzone. Te lo dimostrerò, e questa volta tu te lo ricorderai. Cercavo di mettere in piedi dei progetti, scegliendo un'idea, scegliendo il repertorio di un artista. Fu così che, per esempio, con Falco e col capo degli spettacoli, eccetera, riuscì a fare 8 puntate in prima serata con Gabriella Ferri. Mi azzardato! A
televisione era determinante perché esisteva solo Rai 1, quindi quando uno cantava una canzone il sabato sera lì, magari il lunedì vendeva 200.000 copie, ma non per scherzo, proprio 200.000. Non son degno di te, non ti merito più. Molte mie canzoni sono diventate famose e rimaste nel tempo anche perché io poi girai dei film, erano quelli che si chiamano i musicarelli. 5 film con dentro 50-60 canzoni. Il 71 fu un anno felice per l'RCA a Sanremo. Ci eravamo impegnati allo spasimo, diciamo, e prendemmo il primo, secondo e terzo posto. Il primo era Il cuore uno zingaro. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Il secondo posto fu preso da Che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà. Terzo posto, Lucio Dalla con Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. L'RCA pretendeva, come tutte le industrie, che si lavorasse per il profitto, cioè significava se vendere i dischi perché tutti si stava bene, sia gli artisti che l'industria. Meno delle altre l'RCA, perché c'era questo personaggio stranissimo, anomalo e atipico rispetto alla discografia, perché in realtà lui interessava più l'aspetto artistico che l'aspetto di vendita. Chiaro, poteva permetterselo perché allora il mercato era in espansione, fortissima espansione. Una casa discografica non è soltanto un'azienda di tipo creativo, ma è anche un'azienda di tipo industriale. In particolare la nostra società aveva anche una fabbrica. Anche rivendicazioni sindacali, mi ricordo che c'erano degli scioperi furiosi all'RCA e noi eravamo dalla parte, noi artisti molto spesso eravamo dalla parte dei metalmeccanici, passavamo per essere sovversivi, ma il più sovversivo di tutti, in maniera anche forse paracula, era Ennio Melis, che non rivendicava nulla del mondo dell'industria e si associava sentimentalmente con le rivendicazioni anche più coraggiose e più anomale all'interno dell'azienda. In RCA si entrava, sempre detto così, il cantante con la chitarra faceva ascoltare il pezzo a chi di dovere e dopodiché si dava il brano accettato chiaramente all'arrangiatore. Il giorno dopo veniva convocata l'orchestra e si eseguiva il pezzo. Nel pomeriggio il cantante sovrapponeva la voce, si passava subito a missare. Dopo 2 giorni, ma neanche 48 ore, il disco usciva dalla fabbrica in cilofanato. La programmazione di prima stampa dei dischi era amministrata dal reparto delle vendite ed era un discorso molto delicato, perché essere troppo ottimisti poteva voler dire buttare al macero una serie di dischi inutili, e anche l'opposto, ossia avere un grande successo di un disco e averne stampati pochi voleva comunque dire che si perdevano delle vendite. Se la società, per esempio, faceva uscire una quantità in prima stampa notevole, voleva dire che la società ci credeva che l'artista sarebbe stato lanciato. E quindi i negozianti avrebbero comprato più volentieri. I commercianti compravano il disco, cioè lo pagavano subito. Mi ricordo che Scende la pioggia, quando vinse, che ha fatto un totale di circa 900.000 copie, nella prima settimana
furono esauriti 250.000 pezzi. Appena prodotto, il disco poteva essere distribuito attraverso le 12 o 15 filiali sparse in tutta Italia e da lì ai negozianti immediatamente. Quindi nel giro di pochissimo tempo era diffuso in tutta la nazione. L'altro discorso riguarda le sigle musicali. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. Ha determinato il successo di tanti singoli, a parte quelli dei grossi nomi che ovviamente aiutavano, però c'erano anche le trasmissioni che aiutavano che hanno contribuito appunto alla vendita delle sigle. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronta e tu, tanti auguri. Un altro campo era quello delle sigle musicali di cartoni animati, che quasi inaspettato ci scoppiò tra le mani. Tutti i quarantenni di oggi si ricorderanno, perché erano bambini, di Heidi o Lady Oscar o Mazinga o Lupin o Gig Robot, tutti grandi successi. La prima colonna sonora fu Il pugno dei dollari, che ci dette poi il coraggio di investire in altre decine e decine di film. Alla fine ne producemmo in 40 anni quasi 1000. Pugno di dollari è stato il primo film che ho fatto con la RCA, è stato un grande successo, ma poi ne ho fatti tanti altri, Sacco e Banzetti, Giordano Bruno, tanti altri, veramente molti, sono veramente tanti, ne ho fatti, credo, dicono, perché io non ho mai contato, una settantina, è veramente una cosa enorme. La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. In qualche modo poi ci trovavamo in difficoltà con Ennio Melis, perché poi negli anni 70 lui impostò tutta la sua ricerca su una nuova musica, sui cantautori. Io non potevo fare spettacoli che mi contestavano da tutte le parti, perché bisognava fare tutte cose serie, impegnate. Erano gli anni della contestazione, gli anni in cui certe canzoni degli anni 60 erano cancellate, buttate, quindi anche certi personaggi come me e come tanti altri della mia generazione vennero un po' messi da una parte. Questo rovesciamento totale degli anni 70, quel dire adesso basta con la musica di prima, troviamo un altro tipo di musica. Con coraggio, nessuno l'ha fatto in Italia questo passo. Perché lei ama i colori, raccogliamo tutti i fiori, che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando. E prendiamo le stelle perché Margherita può, perché Margherita. Negli anni 70 abbiamo vissuto quel gran cambiamento del 45 giri al 33 giri. E non è soltanto un cambio di formato, ma è un cambio di espressione. Negli anni 70 noi cominciamo a creare il 33 giri come discorso unitario di concetto. Tutti cominciarono con fare una canzone di successo e le altre un po' raffazzonate, diciamo. Invece lui voleva di ogni LP un'idea, un progetto, e non accettava un disco che non avesse almeno 6 o 7 canzoni molto forti. E lì fu l'intuizione di Melis, certamente, di investire su tutti questi grandi artisti che diventarono poi tutti dei grandissimi autori e cantautori. Bigocci mi disse, cioè, questo fa, canta però è autore, chiamiamolo cantautore. La nostra stanza negli alberghi tristi, dove la notte calda ci scioglierà come un gelato al limone.
gelato al limone, gelato al limone. Un grande genio della canzone era, in fondo, all'inizio era anche Anna Oxa. Questo è il mio pagliaccio azzurro, da bambina in poi. La vuoi pure, non gli ho chiesto mai. Poi si è commercializzata e ha fatto un'altra strada rispetto a quella che io avevo tracciato all'inizio. Vivendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai, vivendo. Renato Zero cantava per un pubblico enorme che io non conoscevo, non l'avevo mai visto, era un pubblico fantasma. Come faceva a sapere che esistevano i sorcini? Renato non è stato un artista difficile, era difficile tenerlo perché le critiche su di lui erano infinite. Il triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci proverò, la geometria non è un reato. Devo riconoscere che Renato, fra gli artisti che ho conosciuto, è stato quello più testardo, più determinato a voler vincere. Io lo rifarei. I sorcini erano tutti quelli che si divertivano come matti, ma non solo si divertivano, lo ascoltavano religiosamente, come se lui fosse un messia. Arrivato anche lui all'apice, ricevette da una multinazionale un'offerta di quelle che non si possono rifiutare. Però la cosa fu risolta in una colazione su un ristorante sulla Nomentana. Per cui dopo un momentino, una serie di scambi di ricordi e di espressioni affettuose, il contratto fu rinnovato e firmato su un tovagliolo. Una volta però arrivati al successo, un po' tutti cominciarono a avere i loro contratti che scadevano e ad avere pretese maggiori. Migliacci voleva essere autonomo e gli facemmo un contratto con cui finanziavamo la Mimo, che era Migliacci Morandi. Altre etichette molto importanti sono l'Acqua Azzurra di Mogol Battisti, l'Apollo di Vianello, la Delta di Dossena e Simone, l'IT di Enzo Micocci e figli. Il vero fondatore della scuola romana è Vincenzo Micocci, che era stato il nostro direttore artistico. Poi era tornato a Roma e aveva fatto una sua società, l'IT. E lì aveva preso tutti questi ragazzi che erano ragazzi colti, ragazzi intelligenti che si muovevano nell'ambiente della sinistra e gran parte di loro frequentavano il folk studio. Vincenzo Micocci rimane, secondo me, uno dei veri scopritori di talento, ma nel senso di un uomo di grandi intuizioni. La produzione che faceva Micocci non riusciva proprio a sfondare commercialmente. E questa cosa faceva un po' soffrire il sistema, diciamo, IT, no? Il sistema per cui c'era bisogno di più investimenti e via di seguito. A quel punto lì Micocci decise di vendere e mi ricordo che ci fu un primo incontro, Micocci, Venditti, De Gregori ed io, in un ristorante sulla via Nomentana. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulo nel romanzo. Il timore di Micocci era che questi due, appunto, di sinistra, eccetera, scappassero da me, no? Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. E quello invece non fu così. Infatti da lì poi andammo in ufficio e firmammo i contratti. Vedo la maestà col sole. Vedo la santità del tuo colore, e so più
Antonello Venditti. Si metteva lì a strimpellare negli studi di Micocci al piano dalla mattina alla sera, creando anche parecchio frastuono e disturbo a tutti. Mi ricordo che quando fece ascoltare in riunione il disco Rimmel, il direttore delle vendite dice: ma qua nessuno capirà niente. Allora dico: guarda, rimaniamo di io e te e ti spiego cosa è Rimmel. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Tu Rimmel lo devi ascoltare come un racconto, ascoltalo come impressioni che ti arrivano, come messaggi che ti arrivano nella tua memoria, nel tuo intelletto, nel tuo modo di essere. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Di Battisti ho dei pochissimi ricordi, no? non c'era nessun tipo di rapporto di amicizia, perché era una persona che stimavo molto, ma non era un mio amico. Quando uscivano i suoi dischi c'erano dei brevissimi incontri dove lui ci diceva immediatamente a chiare note che non avrebbe fatto nessun tipo di promozione e che avrebbe gradito che nemmeno noi ci fossimo inventati qualsiasi tipo di promozione. Sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Il suono dell'RCA era comunque superiore al suono delle altre case discografiche perché avevamo delle attrezzature all'avanguardia, fatte arrivare dagli Stati Uniti. Quando le registrazioni della RCA arrivavano alle radio, alle televisioni, avevano sempre qualcosa di personale, di particolare, erano considerate le migliori che ci fossero in giro. Il rapporto con gli artisti era ottimo, ottimo. Frequentavano casa nostra, Ennio li invitava a pranzo, a cena, si portava il lavoro a casa perché loro venivano, pranzavano, poi ascoltavano provini, ascoltavano la musica, parlavano di tante cose, parlavano di lavoro. C'era anche un'ipotesi di aggregazione proprio umano-sentimentale che oggi non c'è più. E anche questo ti dava proprio anche le idee per scrivere. Se devo citare un preferito, direi senz'altro Francesco De Gregori, perché c'era un'affinità culturale tra di loro. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. E Lucio Dalla, che veniva da Bologna, veniva direttamente a casa nostra e mi portava un pacchettino di tortellini che la mamma mi mandava, li faceva lei, buonissimi tra l'altro, con un bigliettino scritto: cuocere in brodo per 10 minuti. Tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciarci dentro anche le dita, sopra nel mezzo a una tastiera, siamo sicuri che la musica, tutta la vita. Casa aveva fatto fare il campo da tennis e organizzava questi tornei di tennis interminabili dalla mattina alla sera. Venivano degli amici, Carlo Nistri, grande tennista tra l'altro, Mario Cantini, Ennio Morricone, che non mancava mai. Una volta per il compleanno di mia figlia, Ennio come regalo gli invitò Renato Zero a pranzo e lui gli portò una grossissima torta. Gli artisti nascevano e venivano coltivati dalle case discografiche, c'erano i direttori artistici, c'erano... Quindi magari un giovane artista faceva una canzone che non riusciva proprio bene, non è che lo mandavano via come oggi, avanti un altro. Lo curavano, correggevano i difetti, scrivevano una canzone diversa, andavano avanti. Sono molto grato a questa industria
che ha promosso anche in maniera artistica, incoraggiato. Io sono stato incoraggiato dalla RCA. C'era un lavoro costante con i cantanti, con gli autori, c'era una discussione con loro, c'era una collaborazione, un maturare le cose insieme. Ricordo l'esempio di Lucio Dalla, che prima di arrivare al grande successo è passato attraverso vari step. Il fatto stesso che io fossi tollerato come presenza, in qualche modo alimentato, anche perché i soldi per sopravvivere me li dava in forma d'anticipo l'RCA, e molto spesso all'interno delle varie valutazioni di avere un rapporto con un artista, io sicuramente ero sfavorito perché non vendevo niente. Io mi rendevo conto che le parole delle sue canzoni erano quasi tutte ispirate da lui. Quindi a un certo punto gli misi un out-out, gli dissi: Lucio, o tu ti scrivi i testi, o se no dobbiamo scendere il nostro rapporto. Lui se ne andò piuttosto indispettito, credo. Però dopo pochi giorni tornò e venne nel mio ufficio proprio poco prima di andare a mangiare a mensa verso l'una. Mi dice: sai, un pezzo l'ho scritto. E dico: fammelo sentire. Beh, dice, dopo ho mangiato, che è meglio. Dico: no, fammelo sentire ora. Mi cantò Come profondo il mare. Noi siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per cura degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Oggi sarebbe neanche ipotizzabile una cosa del genere. Cioè, oggi fai il primo disco, se non lo vendi proprio ti mettono il disco sotto il braccio e dico: torna a casa. Come profondo il mare, solo in me, come profondo il mare. A partire dagli anni 80 è cominciato un lento ma definitivo declino del mercato discografico. È nato il compact disc, che ha sostituito completamente il vinile, o quasi completamente. A questo si è aggiunto in seguito anche la pirateria informatica. La RCA americana voleva vendere la RCA, la parte dischi, quindi la società italiana sarebbe stata venduta ai tedeschi. Nel 1983 io ormai ero convinto da parecchio tempo che si doveva ridurre, contro con tutto, c'era da ridurre da 600 persone a 200. E io non me la sono sentita di cominciare una storia del genere. Avrebbe dovuto licenziare il doppio delle persone che aveva licenziato entrando, anche più del doppio. E lui non se la sentì di fare una cosa del genere. Preferì lasciare. Ecco, e per me è una sorpresa anche vedere quello che c'è dentro, perché i muri sono rimasti uguali, ma dentro c'è un po' di tutto, e certo non più c'è la musica qua dentro. Qui c'era la sala regia, nella quale c'erano le macchine di registrazione, e qui c'erano gli orchestrali, i piccoli complessi e i cantanti che cantavano. Fa una certa impressione oggi stare qua dentro, ad ogni modo. In fondo un po' di quell'aria lì ancora la sento, un po' di profumo dell'epoca c'è ancora. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. L'andata via di Ennio Melis dalla RCA fu veramente un canone rovesciato per la discografia. Si schiarisce la voce e ricomincia. Melis è stato uno, forse l'unico, che aveva capito che c'era anche una ragione non numerica nel creare un mercato che sarebbe stato poi successivo come mercato. Alla fine degli anni Ottanta la RCA vendette tutta l'attività musicale al gruppo tedesco Bertelsmann, e nacque quindi la BMG, che vuol dire Bertelsmann Music Group. Poi nel 2001 via Tiburtina fu venduta e smantellata, e così è finita la storia. Questo studio A era il più grande d'Europa. Pensare che oggi c'è un calzaturificio mi fa male, insomma, anche se io sono un calzolaio, però voglio dire, io
con la RCA l'avrei fatto diventare un museo della musica. Quando hanno chiuso gli studi dell'RCA, per me è stata una fine di un'epoca, una fine di un modo di pensare, un fine di un modo di fare la discografia. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Noi non vendevamo saponette, vendevamo sogni, emozioni, pensiero, divertimento. E certo subivamo tensioni, ma eravamo coinvolti in una bolla artistica e nell'orgoglio di portare a termine un'impresa grande, perché allora la canzone era una cosa grande. Se voglio bene, scioglie sangue e rinde bene, so.